Condivido le parole del mio segretario federale? Sempre. Sempre. Lui ha detto, i russi hanno votato delle persone, tante persone, e quelle persone hanno votato per Putin. Putin rappresenta il nostro modello? No, però in Russia evidentemente tanti milioni di cittadini russi hanno votato per Putin. Non so, io non sono in Russia e non lo so se sono libera elezione o no. Putin rappresenta il mio modello? No, in Russia ci sono state delle elezioni, sembra di sì, e la gente ha scelto per l'80%, il 77%, Putin. Io se fossi stato russo avrei scelto Putin? No. Però la gente lì ha scelto Putin, poi se sono libero o non sono libero, questo io non lo so. Ci saranno degli organi internazionali o degli organismi internazionali che accerteranno se l'elezione russa è stato libero o no. Io non posso saperlo. Però lo sapete voi evidentemente. Ecco, sul tema della stampa, poi io rispetto tutto il lavoro di tutti, però evidentemente c'è una certa stampa in Italia che ha delle informazioni in più di noi su come vanno le elezioni in Russia. Ma che responsabilità abbiamo noi se in Russia non c'è un'opposizione? Dopodiché in Russia ci deve essere, io sono per la democrazia, è giusto che ci sia un'opposizione, che tutti abbiano la libertà di esprimere il proprio pensiero, il proprio giudizio e la propria opinione. Ecco, in Russia non è possibile, anche in Italia. È oggettivo, quando ci sono dei pezzi di Stato che spiano i conti correnti, le conversazioni e le chiamate di esponenti della Lega senza alcun motivo, mi dica lei se in Italia c'è democrazia. Dicendo cerchiamo di salvare una generazione di ragazzi che sta morendo, che sono sia russi che ucraini. E invece l'Europa non sta facendo niente, sta continuando a blaterare, a parlare senza incidere su nulla, e poi però mi raccontano ma le elezioni russe, sì, le elezioni russe sono false, però intervenite sulla questione russa-ucraina per cercare di ristabilire la pace e dare un futuro a quelle persone. Io ho tanti dubbi della mia vita, ma l'unica certezza che ho è questo governo che va avanti per i prossimi 4 anni.